Prima però, a me è piaciuto molto questo anello. Non capisco perché vi fa paura un anello. Un anello non dovrebbe farti paura. L'anello con scritto decima masse con i fasci Ah, vittori. quello di Vannacci. Sì, Beh, almeno questo. dica che io sono fascista. Almeno lo dica. Scusami, se Sai su chi un l'ha anello c'è. ideato? Sai chi l'ha ideato? Un Ma non tizio? lo so chi, ma non me ne frega. Adesso lo Almeno chiamo. dite Adesso che lo siete chiamo. fascisti se lo portate. Adesso lo Dite chiamo. che abbiate il coraggio. Ma non chiamare nessuno, non me ne frega No, lo niente chiamo di un tizio che si chiamarlo. chiama Cristiano Romani ed è praticamente quello che coordina quello del gruppo dei Vannacciani. Chiamiamo, regia, fammi il numero. Pronto? Cristiano? Chi è? Sono Cruciani, voglio anch'io l'anello, eh. Io sono un anellaro, io sono un anellaro, come Ho sai? visto che ne hai tantissimi, ho Io visto sono, che ma, ne hai tantissimi. amico mio, non dico sostenitore, direi troppo, Porcheria diciamo. fascista, simbologia e porcheria fascista. Parenzo dice che è Sì, simbologia va bene, qua. fascista. Sì, va bene, lo compatiamo No. tutti, Parenzo. E che Bravo. cos'è, scusi? No, sono io che Ma quello uno non compatisco può voi fare un che anello mi storico, non ho rifarli. capito, non può Sono fare io che un... compatisco voi che mi rifate a simboli di morte. Oltre essere da compatire anche Simboli di ignorante, nel senso morte. che ignora Per le guadagnare cose. Ecco, due spiegagliela tu, lirette. Per guadagnare due lirette. spiegagliela. È Per molto, è guadagnare molto, due è molto, è, fammi sentire, è, è fammi molto. sentire. No, io non guadagno niente, caro Parenzo. Grazie a Dio vivo del mio e sto bene anche economicamente, quindi al contrario suo. Ma a parte questo, è molto semplice. I due fasci, i fasci littori, sono quelli che gli antichi romani usavano, i grandi gladiatori, non gladiatori, i grandi soldati americani usavano Gladiatori per, come romani. dire, simboleggiare la Sì. loro potenza, la loro rettitudine, il loro governo e il loro, I potere. soldati romani, Quindi dici? i soldati romani, Quindi? sì, assolutamente. Però i fasci Quindi, littori sono i fasci sì. littori, Cristiano, I scusami. fasci littori sono stati impropriamente usati da Mussolini, ma nulla Che c'entrano, paraculo. tanto è vero che nella Camera dei Sei un Deputati paraculo. Faresti prima a dire, abbiamo messo i fasci, degli punto e Stati basta. Uniti d'America, dietro al Sì, Presidente, lo ci sono sappiamo, lo due sappiamo. fasci Ho littori. capito, La però. Guardia Civile Ma spagnola, sei nel un loro simbolo, paraculo. Faresti hanno prima a questo fascio dirlo. littorio. Però Ma scusami, non quindi non c'è aggrapparti a nulla di queste fascista. robe. Loro vedono No, fascisti c'è da ovunque, poverini. paraculo. Però Sei un scusami, no, paraculo. nessun paraculo. È così, è così. È un Sei un bellissimo anello. paraculo. È un Ma è bellissimo bello adesso. anello. Tutto È si può dire bellissimo fuorché anello. bello. Tutto si Lo può dire so, fuorché una capisco porcheria che, di cattivo gusto di capisco che primo la livello. bellezza per Parenzo non esista, ma Anzi, quello è un guarda, se bellissimo anello fatto me da lo un presti artigiano così, aretino. guarda, fai così, dimmi dove No, me lo no, presti così vado a fare una figura di merda. Me lo metto e vado a fare una figura di merda. Quegli anelli devono andare in buone mani, non nelle mani di Sì, gente dammene sbagliata come uno, così vado in Parenzo. giro. Guarda, il giorno che voglio fare una figura di merda, vi metto uno di quegli Sì, anelli lì, ma infatti le figure tranquillo. di merda le fai te, caro Però Parenzo, che non scusami, sai sì, ma di cosa senza, voglio parli. mettere il Però tuo anello per Cristiano, farle, però. scusami un attimo, i due fasci lì, littori, oggettivamente, per tutti sono un riferimento a Cosa quel sono? periodo lì, Per non lui. nessuno. Assolutamente no, come non lo è la decima Oh, masse che ha spiegato decima masse benissimo Vannacci d'accordo. di La cosa decima parli. masse d'accordo, che esisteva prima, Ridicolo. è E anche durante. come i fasci littori esistevano prima, i Sì, ho fasci capito, però dai. esistevano prima. Ho capito, No, però non c'è c'è nessun simbologia presa dal riferimento, non c'è fascismo. nessun No! riferimento, ripeto, che non c'è nessun riferimento, tra l'altro l'ha spiegato anche il generale con un bel post su Facebook, che non Generale. c'è nessun tipo di riferimento, è soltanto nella mente bacata di chi vede fasci Però ovunque. i fasci littori Ah, sono ho fasci, sono i capito. fasci littori, mentre la decima massa è una cosa neutra che può essere anche il periodo Beh, precedente. neutra. Ma no, perché Se tu metti i fasci insieme il messi così combinato, non mi scusi, sono, però. non sono Il riconducibili perché il mettere nostro. insieme, Ora, scusami, parente, che questo mi genio al parla sotto diventa telefono. difficile Ma sì, parlare. Siccome sono in collegamento. a questo genio qua va ricordato che se tu metti insieme fasci littori più decima masse, un legittimo sospetto ti viene, manca solo l'effigie di Ma non Priebke a c'è quel punto, che legittimo cazzo è? sospetto E dice, ma perché non è Priebke? No! la stessa cosa c'è alla Camera dei Deputati degli Stati Uniti di America e Vabbè, no. nessuno ha mai detto, che è simbologia fascista. Gli Stati Uniti Prima, d'America sono la decima democrazia masse per più il fascio eccellenza, littorio, lei sono la capirà che sono due democrazia indizi che per non occorre essere eccellenza. La decima l'ispettore massa è stata Derrick. messa in onore della decima che è stata messa Appunto.
sulle sui simboli sul simbolo della Lega per 560.000 volte. Lei è un coniglio buffone, lei è un coniglio buffone, perché non ha neanche il coraggio di dire, rispondo col sorriso. Ma no, non ha neanche idea, non ha neanche il coraggio, ecco perché dicevo coniglio buffone perché mi sta simpatico, ma pur sempre buffone coniglio non sono, rimane, ma io pur non sempre sono un buffone, coniglio rimane, aperta parentesi, come tutti i fascisti, chiusa parentesi, scappati dopo l'8 settembre, sono scappati via tutti via tutti improvvisamente. Quindi buffone perché è simpatico, coniglio perché è coniglio come tutti i fascisti, ripeto, magari non è farebbe fascista, più bella figura, farebbe più bella figura, farebbe più bella figura dire sì, ho messo i fasci perché a me piacciono i fasci, sarebbe molto più dignitoso, invece di stare qua a dire no al congresso americano lì a Capitol Hill ci sono i fasci, anche là ci sono i fasci. Posso dire una cosa, sì, Cristiano? Ma lì non hanno messo la decima MAS, però lì non hanno messo la X della decima MAS. Era messa in onore del regio corpo che è stato messo e sottolineato da Vannacci, che ricordo che è un militare, Vannacci, non è uno qualunque. Cos'è Vannacci, la Cassazione? Cos'è Vannacci? Ma è giusto, quello che dice è giusto, quello che dice il generale è giustissimo, tanto è vero che nonostante i Parenzo di turno come lei ha preso 560.000 preferenze, tacciando e chiudendo la bocca a gente come però Parenzo. Però scusami Cristiano, ma secondo te Vannacci meriterebbe prima o poi di fare il ministro o presidente del consiglio, quello che tu aspiri, in presidente del consiglio Vannacci? Per me sarebbe una cosa grandissima. Ma io credo che, guarda, parlando fuori dai denti, credo che Vannacci sia l'uomo del futuro. Tutti quelli che mi hanno telefonato stamani, dei giornalisti, nessuno sapeva di questa cosa, perché siete ignoranti nel senso che non studiate, non sapete le cose, e quindi e questa cosa qui dei fasci, che era una cosa storica romana, e loro non lo sapevano, tanto è vero che non lo sapevano e sono rimasti tutti a bocca aperta, hanno detto dottor Romani lei ha ragione. Però scusi un attimo, è vero anche come dice Parenzo, che uno il legittimo sospetto di decima massi insieme ai fasci littori gli può venire, non è che siamo ignoranti e basta. A me poi non me ne frega niente, io penso che uno può fare tutti gli anelli che vuole, anche se credo che lei pensa che Mussolini sia stato un grande statista, immagino, no? Perché altrimenti no, ma Mussolini è stato uno statista. Mussolini è stato uno statista, come è stato Stalin, avrà fatto cose buone secondo lei? Io guardi quello che ha fatto lo dobbiamo consegnare alla storia. Io sono uno storico e studio la storia, con la mia associazione che si chiama Cultura Nazionale presentiamo i libri, e quindi studiamo Cultura Nazionale. Cultura Nazionale, Cruciani la conosce perché è venuto a presentare i libri da noi. Sì, assolutamente. Cultura, è vero, ma veramente è presidente di Cultura Nazionale, è un grande pubblico da noi. Ma abbiamo il presidente. No, allora mi devo fermare. Allora devo chiedere scusa. Abbiamo il presidente di Cultura Nazionale. Ma perché perché stai buttando merda su una roba? Scusa, che vuol dire? Ma Cultura Nazionale. Vabbè, ma io mi inchino di fronte a Cultura Nazionale. Chiedo scusa, una delle associazioni più rinomate del globo terracqueo, Cultura Nazionale. Ma come ho fatto a non capirlo subito che lui era l'esponente di questa associazione che si chiama Cultura Nazionale? Ma sti gran cazzi, sti grandissimi cazzi. Ha capito? Cultura Nazionale. Io capisco che la cultura pensa Parenzo che sia appannaggio della sua parte politica. Non hanno più nulla da dire alla gente, ecco perché un anello fa paura, perché non hanno più da dire niente di concreto alla gente. Ma abbia coraggio di dire sì, è un simbolo fascista. No, assolutamente no, vabbè. Assolutamente non perché è un simbolo fascista. No, io dico le cose come stanno. Guardi, io sono anche molto politicamente scorretto, chi mi conosce lo sa. Ottimo. E questo non ho come dire da nascondere dietro nulla. A lei piace Rizzo quando ha detto viva la gnocca? Assolutamente sì, viva la gnocca, assolutamente sì, assolutamente sì. Rizzo mi piace molto. Molto bene. Tanto è vero che a Roma io ero presente al confronto Rizzo Vannacci. Grandissimo, a presto. Ma pensa a te, pensa che a presto, ciao, 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 ciao. Anche a Parenzo, ciao. Parenzo.